Buongiorno, bentornati alla Feastone History di The White School. Oggi prepareremo i peperoni ripieni. Usiamo questi peperoni a forma di corno che, una volta essiccati, diventano peperoni bruschi. Per prima cosa, prendiamo il peperone, andiamo a tagliare in modo da staccare solo la parte dura, lo scarto, che poi useremo come tacco per il nostro peperone. Con l'aiuto di un cucchiaio o con uno scalino da cucina andiamo a togliere tutti i semi dall'interno. Svuotatelo per bene, perché il seme risulta fastidioso quando si mangia il peperone. A questo punto possiamo preparare il nostro ripieno. Partiamo da mollica di pane raffermo. È importante che il pane sia almeno del giorno prima, in modo che non assorba troppo olio. Mollica di pane. Aggiungiamo parmigiano e pecorino. Un pizzico di sale. Un po' di prezzemolo che andiamo a tritare finemente. Poi capperi, sempre tritati, olive nere, denocciolate, e qualche filetto di acciuga. Mescolate bene, unite un po' d'olio extravergine di oliva. Date un'ulteriore mescolata . Non è importante che l'impasto sia compatto, perché il vapore che si creerà all'interno del peperone va a uniformare tutto e a rendere tutto compatto e umido. Alla fine aggiungete un po' di aglio tritato. E date un'altra mescolata. Quindi mescolate bene e poi riempite il peperone. Riempitelo per bene, fate in modo che sia tutto pieno di farcia. Aiutatevi con i
il manico del cucchiaio a far scendere tutta la farcia nella punta. Ecco qua. Quando il peperone è pieno per bene, prendete un po' di carta argentata, la avvolgete intorno al pezzo che ho tolto prima al tappo e la andate a mettere a chiusura. Ecco. Adesso, per la cottura del peperone, prendete una cipolla, la tagliate finemente. E andate in padella. Cipolla, olio extravergine d'oliva, e un po' di basilico. Appena la cipolla ha iniziato a cuocere, mettete il peperone nella padella. Fate soffriggere leggermente tutti i lati. Poi aggiungete un po' di pomodoro e un pizzico di sale. Mettete il coperchio e tenete la fiamma a minimo. E fate cuocere il peperone a fuoco lento per circa 20 minuti, rigirandolo sui lati un paio di volte. Dopo circa 20 minuti il peperone è cotto. La cosa importante è che il peperone sia morbido. In base alla varietà del peperone la cottura può cambiare, quindi finite di cuocerlo, fermate la cottura quando il peperone è abbastanza morbido. A questo punto potete impiattare. Togliete la carta argentata. Il piatto è pronto.
buon appetito.